pubblico nuovo, mi hanno detto che questa sera c'è una partita importante. Che partita c'è? A noi artisti della partita, chiedo scusa, non ce ne frega assolutamente niente, anche perché ce ne sono tantissime partite. Se gioca l'Italia, sì, lo so. Comunque sia, questa sera ci sono due eventi contemporanei, però chi mi conosce sa che mi fatto e mi hanno dato questa sala, che è bellissima, questa volta stiamo da questo versante, invece le altre volte la sala Traiano. Allora, come sapete, da 21 anni è venuta questa manifestazione, è un contenitore ormai multidisciplinare, perché c'è di tutto, musica classica, abbiamo ascoltato ieri le colonne sonore da film, ho suonato io balletti, sabato ci sarà un balletto bellissimo, veramente oggi ho parlato con la coreografa su Mozart, chiuderemo poi il 12 d'agosto con un quintetto di fiati eccezionale, settembre, chiedo scusa, e poi ci saluteremo sperando in una manifestazione natalizia, anzi, io già vi chiedo da adesso per il pubblico più affezionato, scrivere sul catalogo, sull'ingresso, su quel registro di musicarte, di mettere anche l'indirizzo di posta elettronica oppure il telefono, così io mando gli inviti per i prossimi concerti, perché a volte mi dicono perché non ho invitato, ma io non ho un uccello viaggiatore, e quindi posso in questo modo darvi queste notizie. Allora, questa sera e domani ci saranno due serate all'insegna della professionalità, della maestria musicale, perché abbiamo un maestro che ha una voce pazzesca, ma anche dell'insegna un po' dell'allegria. Io quando ho impastato il programma a giugno non potevo prevedere le cose brutte che abbiamo vissuto in questi giorni. E anche un po' per sdrammatizzare, e forse è brutto quello che sto dicendo, però per tirarci un po' su, perché alla fine siamo esseri umani e quindi ci dobbiamo aiutare da soli. A volte uno si prende la medicina, ma più il pensiero che quella medicina che ti fa effetto che l'effetto stesso della medicina, il cosiddetto effetto placebo, no? E quindi magari una serata come questa e come quella di domani sicuramente ci farà stare un po' più su con la vita, perché la vita, sappiamo, è un punto interrogativo per tutti quanti, quindi basta una bella scossetta che ci salutiamo tutti quanti. Invece adesso salutiamo il coro, questo coro ormai è diventato un abitué, io mi affeziono alle persone con il cuore grande grande, come quello di Diana Pavoro, che io saluto e ringrazio, questa grande maestra. Vero? Sì, ha tantissimi allievi che ti amano. Sì, 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 ti amano. Nonché concertista, e più accompagna questo coro, no, sei la responsabile, mi pare, di questo coro, Colline Verdi, perché in Abruzzo abbiamo le Colline Verdi. Non abbiamo soltanto le zone, che ultimamente stanno facendo una pubblicità negativa, fa il mare inquinato di scale, le falle del. Invece abbiamo le montagne, le colline più belle d'Italia, forse del mondo. Abbiamo un tenore, il maestro che io conosco da tanti anni, Giuliano Di Berardino. Maestro vero, maestro, io ricordo, come detto 40 anni fa, ma un po' di meno, perché insomma io avevo una quindicina d'anni, quindi diciamo 35 anni fa. Che era una studentessa al conservatorio, vecchio, quello vecchio, il Palazzo Vecchio Mezzopreti, e ogni tanto vicino all'aula mia, l'aula 14, me lo ricordo, sentivo la porta che tremava, ed era lui che faceva lezione di canto lirico. E quindi ci siamo rivisti dopo tanto tempo e la tua voce si è decuplicata ancora di più. Quindi sono destini che si incrociano e sono cose belle, perché quando ci si incontra, ci si rincontra e siamo vivi e vegeti, vuol dire che c'è qualcosa di importante dietro.
Questo coro è una risorsa della nostra regione, perché voi cantate le canzoni tradizionali abruzzesi che ci fanno ricordare il sapore della rete, il sapore del fiume, della fontanella, della conca, questa cosa abruzzese. Non so se sicuramente ci sono delle persone non abruzzesi, la conca era questa qui è un contenitore che le donne andavano a prendere l'acqua alla fontana, perché non esisteva appunto l'acqua potabile, oppure andavano a fare i panni con il sapone di Marsiglia, penso, alle fontane. E quindi ci fate ricordare tutte le vecchie tradizioni, il fidanzato, tutta la serenata alla fidanzata, la fidanzata che si fa corteggiare. E adesso c'è Facebook, che insomma il confronto è di uno squallore, perché il corteggiamento è bello quando invece è di persona, no? Quando c'è il rapporto carnale di persona. Quindi tutte queste belle tradizioni popolari e storiche, quindi le nostre radici, vengono rappresentate in musica e con il canto di questo coro veramente magnifico, a cui io voglio molto bene e vi invito ormai, diciamo sempre, in queste belle manifestazioni musicali nel parco. Coro Colline Verdi Teatine, il maestro Diana Vavoro e il maestro Giuliano Di Bernardino, poi abbiamo il presentatore, il nome non me lo ricordo. Come? Erluigi Orsini, chiedo scusa, ma ogni anno lo dimentico, prossimo anno devo star male. Io vi auguro un buon ascolto e non solo, anche una buona visione, perché poi alla fine del concerto c'è anche il ballo dei nastri, che è una cosa molto particolare. A dopo! Bellissima festa che si fa a Bucchiate della Ciambacchetta, sono cesti di
questa festa ormai arrivata ad un'edizione storica. Pensate un po', questo gesto ha vinto un'edizione. Questo gesto qua si è classificato prima e lo portava la nostra corista, quindi anche un pochino di orgoglio. Ma dicevo, voglio essere molto sintetico e passare subito alla presentazione di Caldi. Ringrazio quindi di nuovo la professoressa che ci ha dato questa opportunità di essere qui anche questa sera. Il mixerista, grazie per ogni anno provarci questo bellissimo, diciamo, impianto in modo che ci si possa sentire meglio. Bene, non possiamo iniziare però se di nuovo non ci fanno una applauso a quello che Yeah.
sentite se parlo senza microfono, così non mi sposto tanto? Bene, si sente forse anche me. Bene, prossimo canto è un canto che io a volte non faccio la presentazione giusta perché può sembrare che sia un canto un po' doloroso, però ha un ritmo incalzante, ma racconta purtroppo di un funerale, di una figlia che muore, che è conosciutissimo ma non è conosciutissimo sotto questo punto di vista. Quando la figlia a me faceva le sagre, è di una mamma che racconta di una figlia che è morta giovanissima e si riconosce questo fatto perché dice: viene la banda a essere morta la figlia mia. Un tempo, durante i funerali, c'era la banda che si portava via e la mamma ricorda tutte le cose che sapeva fare la figlia e che era pronta a sposarsi. Purtroppo, un evento di salute, viene a mancare la figlia. Quando la figlia mia è talmente antico che l'autore è anonimo. Quando la figlia mia. Thank you.
Questa è la volta del maestro, tanto declamato anche dalla professoressa Castiglione, vediamo se è bravo. Bene, lui ci racconta attraverso questa canzone quella che fu la sofferenza dell'autore di questo canto, uno degli autori più conosciuti nel panorama del folklore abruzzese, Agnello Borsi, un grande autore del Bastese. Ebbene, lui ci racconta questa esperienza tragica che visse, perse la mamma a 4 anni e dice: la nonna ha fatto come mamma, anzi forse in certi casi mi ha voluto anche più bene di mamma. La canzone dei nonne, dedicata a tutte le donne di questa sala, voce solista, il maestro Giuliano Di Berardino.
dagli applausi avete apprezzato anche voi il nostro maestro. Ebbene, passiamo a presentare adesso un altro canto che nasce dalla maestria di altri due bravissimi maestri del folklore, Santone e Vetuschi, che ci raccontano uno spaccato che ha segnato la nostra regione nell'anteguerra, nel dopoguerra, quando i nostri genitori erano costretti ad emigrare e a trovare lavoro fuori. Questa volta è l'autore che vede partire la propria amata e non la vede più tornare, e dopo 3 anni si accorge che lei non tornerà più e dice si sarà trovato un altro altrove. Arpe di Misantoni e Vetuschi. Thank you.
soprattutto, facciamo un applauso. Ah, ma quando mi presenti, quando entri in scena, allora ti tocca la bellissima presentazione. Bene, Sofia ci segue già da quando era piccolissima, speriamo che non si stanchi, perché sapete, quella del folklore, se arriva a una certa età diventa una cosa poco seguita, poi si riprende quando si è più grande. Speriamo che invece Sofia ci segua senza interrompere questa bella esperienza. E il prossimo canto è di un autore contemporaneo. So che questa sera forse c'è anche qualche componente del coro del maestro Onesti, che sta diventando anche un autore di tante musiche molto belle. E ha scritto questa canzone, le cui parole sono del, anche lui contemporaneo, del poeta Talone. La scrisse e vollero tutte e due che questo canto fosse cantato dal maestro Giuliano Di Berardino. La scrissero in occasione della settembrata dell'anno scorso, fu un grande successo, il pubblico ha apprezzato tanto, e anche questo canto racconta di uno scorcio di vita, di un tempo, quando la bella amata si affacciava alla finestra e aspettava che passasse il suo bel giovanotto, tornando al fatto che prima non c'era Facebook, quindi ci si doveva affacciare alla finestra. Molto bello. Serenata ad Uvelle, canta il maestro Giuliano Di Berardino. Ma c'è per me caro, ma nel tuo sangue.
E il prossimo canto è un canto d'amore, l'amore ha ispirato ogni forma d'arte. E questa volta ci viene detto che l'amore è come la violetta, no? È il primo fiore della primavera, addirittura qualche violetta sbuca dalla coltre del mondo, no? Viene fuori, perché è il primo fiore di vino, è così l'amore, è che si presenta bella e si fa ammirare. Ma ritornando a quell'amore pudico di un tempo, la canzone dice: se nasceggiate te potessi da, se io ci potessi stare vicino, aggrapparmi a te, scuoterci, bene. La cingiate non si poteva dare un tempo, si doveva stare piuttosto lontani. E allora l'amuletto è un canto particolarmente proposto dal maestro, perché ha quattro voci. Sappiamo che nel folklore, diciamo, sono due le voci. Ebbene, lui si tiene a eseguire questo canto perché quattro le parti del coro così si articolano in un'armonia molto bella. La violetta. Ebbene, ma la fonte era il luogo dove si incontravano per amoreggiare.
lontano dagli occhi indiscreti dei genitori che erano gelosissimi, allora la scusa era dell'acqua, ma si andava lì anche per incontrare le belle ragazze. C'erano i giovanotti ad aspettare le ragazze. Mete sete, questa volta è Businelli e Palafonte, ve lo raccogliamo anche attraverso una piccola scenetta. Canta, voce solista, tra Luca Ricci.
Scusate le spalle, ma devo pensare a metà. Volevo, visto che c'è Giuliano, tenore, stiamo parlando di vita, volevo fare un applauso, se tu sei d'accordo, un piccolo pensiero di Daniele Dessì. Purtroppo non c'è più un grande soprano, che è scomparsa la settimana scorsa per il terremoto. Questa notizia è un po' passata sotto, esatto, sì. È stata veramente poi giovane, 58 anni, una voce straordinaria, una cantante lirica italiana che ci ha rappresentato in tutto il mondo, una delle più grandi, penso, una delle più grandi del 2020, in questo momento forse la più grande, sì, a livello della Cavaliere, non dico della Callas, ma quasi, improvvisamente, perché lei si è sentita male, ha annullato un po' di concerti, però aveva già firmato i concerti in ottobre sperando che si potesse riprendere, così non si sa neanche di che cosa è morta. Quindi la musica deve vivere sempre, quindi chi ha modo di ascoltare, chi non conosce questa grande cantante, si può ascoltare su internet, su YouTube, dovrei comprare qualche CD, perché veramente è stata una grande, e la vai a come al solito. Non ha ricordato bene questa figura. Io credo che in Italia l'opportunità non abbia niente a che fare né con l'opera né con l'arte. No, assolutamente. Guarda, tu mi hai detto un tasto, guarda, che ormai lo sanno tutti quanti, l'ho detto pure ieri, in Italia, Giuliano, lo 0,16% del bilancio statale viene destinato alla cultura. Lo 0,16%. Poi quando queste cose le diciamo a destra, io sono stato per tanti anni in America.